Buonasera ragazzuoli e ragazzuole. Questo video sarà complicatissimo e sarà lunghissimo e qui c'è già un gatto che miagola e non mi aiuta per niente. Ciao Cassio. Così mi viene incontro, mi aiuta. Perché siamo nel basso medioevo? Ragazzuoli, qui terminiamo, diciamo, la parte storica di quella parte dopo letteraria che dopo dovevo andare a spiegare nel prossimo video. Il video dell'alto medioevo lo lascio qui. Oh mio Dio, ho azzeccato il lato, non ci posso quasi credere. Che altro volevo dire? Ah, ecco, non è una lezione di storia e poi soprattutto si chiama English Literature for Dummies, per cui sì, nel senso, me la potrei fare molto più approfondita di così, però non sarebbe più for Dummies. Per cui iniziamo. Allora, noi eravamo rimasti nel video precedente a che l'ultimo re che aveva governato niente in Inghilterra era Edoardo I, il martello degli Scoti, proprio lui. Perché viene chiamato il martello degli Scoti? Intanto recuperiamo questa cosa, perché lui a un certo punto decide di andare in Scozia. Comunque, torniamo, facciamo un passo indietro. Siamo nel basso medioevo, periodo che dura dal 1290 al 1485. Mi stavo confondendo con la fine di un'altra cosa. È un periodo un po' turbolento in Inghilterra. Perché è un periodo turbolento? Perché ci sono guerre, battaglie varie, ammazzamenti, ribellioni, carestie, epidemie, c'è la peste, detronizzazioni varie. Qui ogni 3x2 si ammazzano, vuol dire re, non si sa bene che cosa succede. Vabbè, Edoardo I, nel martello degli Scoti, è il primo, no, che de così decide di mettersi a far guerra a destra manca. Allora, lui già aveva conquistato così, con grande fiducia, il Galles. E essendo che il Galles l'ha conquistato abbastanza velocemente, dice: ma aspetta che quasi quasi vado a farmi in giro in Scozia. Ne approfitta perché nel 1286 muore Alessandro III di Scozia. E allora dice: aspetta, vado in Scozia. Il problema qual è? Che la Scozia non è che proprio gli piaceva questa cosa di essere conquistata dagli inglesi, cioè gli amava molto la propria indipendenza. Dice: amava. Io sto usando un tempo passato. Forse però tipo, non so, un present perfect continuous, io butterei lì, ecco, tipo a manco, perché nel senso a manco. Questa era difficile, però non so neanche come mi è venuta. Che succede? Succede che sì, lascia una specie di contingente nelle Lowlands della Scozia, in pratica. Lo lascia un po' più per bellezza che per altro, perché in realtà le Highlands, che era lo scopo principale, no, di Edoardo I, gli hanno fatto così a Edoardo I, e tu vieni, prova a venire a conquistarci. E infatti non ce la fa, perché prima c'è William Wallace, no, che fa la rivolta, tutti noi, non va a finire molto bene questa rivolta, perché William Wallace a un certo punto prendono e lo decapitano, comunque muore. Detto in soldoni, muore. Poi che succede? Succede che ad una certa sale sul trono Robert Bruce, Robert I, no? Re di Scozia. Vabbè, si decide, diciamo, con questo trattato nel 1328, il trattato di Northampton, di lasciar perdere. Dice: ok, io ti riconosco come re, Robert Bruce, fa un po' i fatti tuoi. A fare questo trattato però sarà Edoardo II, no? Che è il figlio appunto di Edoardo I. Non solo butta male in Scozia, ma inizia a buttare male anche malino, diciamo, in Irlanda. Allora, come voi sapete, l'Irlanda in realtà faceva già parte del regno inglese, infatti era quel regno che il papà di Riccardo Cordileone aveva riservato al figlio Ciuccio, no? Che era Giovanni senza terra, che in teoria era senza terra, ma poi alla fine era entrata l'Irlanda, ha detto: vabbè, dai, ti do l'Irlanda. E l'Irlanda però in questo momento è lasciata a se stessa. Nessuno, non se la frega nessuno, dice: vabbè, ma che è l'Irlanda, è lì, boh, lasciamola lì. Per cui succede che ad un certo punto Edward Bruce, che è il fratello di Robert Bruce, si fa incoronare tipo re di Irlanda, no? Una roba del genere, e questi decidono di fare sta lega panceltica, non so che cazzo, non avranno letto dei libri di storia greca, cioè facciamo una lega della Madonna. Il problema è che, no, forse della Madonna no, però vabbè, nel senso, anche se in quel periodo c'erano già dei casini con la chiesa, per cui poteva essere forse anche una lega della Madonna, decidono di fare questa lega per ribellarsi all'Inghilterra. Succede che in pratica non ce l'hanno mai fatta, però all'Inghilterra è costato un suicidio e mezzo riuscire a sedare tutta questa mezza ribellione, questi mezzi casini. Il fatto è che tu dici: ok, vabbè, io ho sedato questa ribellione, ma me ne è venuto qualcosa? No, perché ok, cioè mandavano dei contingenti di soldati per tenere buoni gli irlandesi, poi in pratica non facevano nulla, ecco, non è che tu dici costruiamo dei castelli, facciamo qualcosa, no, l'Irlanda era proprio lasciata a se stessa, perché tutti i castelli, quelli fighini, venivano costruiti in Inghilterra e in Galles, che gli piaceva di più. Ad un certo punto Edoardo I muore e sale sul trono Edoardo II. Questo secondo si è fatto odiare da chiunque, persino dal cane probabilmente. Non abbiamo testimonianze di questo, ma è riuscito a inimicarsi i francesi per una questione, come dire, di mancata presenza.
Perché la questione, allora, l'Inghilterra, come voi sapete, aveva qualche territorio ancora in Francia, no? Questi territori francesi, ogni volta che saliva un re, dovevano fare il giuramento al re, perché sono in territorio francese, anche se tecnicamente poi appartenevano però all'Inghilterra. Il fatto che il re Edoardo II decide di sbattersene, di non presentarsi praticamente mai. Vabbè, sono tutte formalità, sta di fatto che non è che proprio andava molto d'accordo con la Francia, è riuscito a litigare con gli scozzesi per varie questioni ed eventuali, litigava pure con la moglie che non ci andava per niente d'accordo, infatti era certo stato pure detronizzato, no? Cioè la moglie si è messa d'accordo con l'amante per detronizzare suo marito, per mettere sul trono il figlio che ha avuto, che è infatti Edoardo III, che dopo salirà sul trono. Qui iniziamo una serie di detronizzazioni una dietro l'altra, perché non solo è stato detronizzato, nel senso che ha abdicato al trono, poi è stato pure ammazzato, perché dice no, aspetta, cioè si sa mai che questo gli giri storto una mattina e decide di riprendersi il trono. No, è stato pure ammazzato. Edoardo III è famoso, a parte per tutti i casini dinastici che creerà dopo, che qui vi chiedono un livello di attenzione altissimo, ma per aver iniziato, penso, una delle guerre più lunghe e rotture di palle che potesse esserci nella storia, non lo so, del mondo, credo, che è la guerra dei cent'anni, che in realtà è durata un po' più di cent'anni perché dura dal 1337 al 1453 ed in realtà non è una vera e propria guerra perché non è che questi sono sempre dietro ad attaccarsi l'uno con l'altro, ma sono tutta una serie di battaglie per la conquista dei territori francesi da parte appunto dell'Inghilterra che voleva tutto, voglio tutto io, mangio tutto io, che poi non ce l'ha fatta con un altro discorso, ho spoilerato, però nel senso, vabbè dai, tanto lo sappiamo tutti perché se no adesso sarebbe tutto il Regno Unico, in realtà non lo è appunto perché è successo un casino a un certo punto perché è salito un re che è più idiota di tutti gli altri che fa un casotto, però vabbè al di là di questo che ci arriviamo con calma succede appunto che Edoardo III inizia la guerra dei 100 anni. Edoardo III piace, Edoardo II stava sulle palle a tutti quanti, Edoardo III piace perché è un paraculo, lui fa i favori a chi conta, lui si tiene buono, che deve tenersi buono, si tiene vicino, no? Che dice aspetta questo è meglio che me lo tengo vicino, fa tutta una serie di battaglie, conquista cani e porci, lui inizia a vincerle, lui ha questa tecnica tenaglia per cui decide di stringere mano a mano nella morsa la Francia per poi pigliarsela, no? Come vi dicevo ha dei territori in Inghilterra e in Francia, tra cui appunto la Guascogna era molto importante perché in Guascogna con la Guascogna si commerciava il vino e la lana. Cosa è successo? Che l'Inghilterra parte con un vantaggio notevole sulla Francia, un po' perché era già abituata a fare delle guerre, perché tra ribellioni sedate, territori conquistati, ormai la tecnica le rachela, no? Cioè, nel senso, avevano già capito com'è che si faceva. La Francia invece da quel punto di vista era un po' più calmina. La seconda è che ad un certo punto ad allearsi all'Inghilterra sono le Fiandre, che sì erano territori francesi, però anche qui avevano molti interessi commerciali con l'Inghilterra, per cui dicono, senti Francia, puppa. Allora vanno a combattere con l'Inghilterra. Il problema è che se inizialmente l'Inghilterra vince un botto, ad un certo punto viene flagellata da tutta una serie di epidemie, tra cui la più grossa è quella del 1348, che è la peste nera, che in realtà non ha una sola ondata, ma ce ne sono altre due nel 60 e anche nel 69. E addirittura si dice che l'epidemia aveva ridotto ad un terzo la popolazione, poi vi rendete conto che con una popolazione ridotta così all'osso, l'idea di continuare a fare determinate battaglie, al di là della necessità di persone per combatterle, hanno anche un costo veramente notevole. E con la popolazione ridotta così, tu come puoi chiedere soldi? Il problema è che Edoardo III aveva tutti questi belli ideali di cavalleria, no? E lui gli piacevano molto tutte queste storie, queste ballate, queste narrazioni, no? Delle leggende del Re Artù, per cui lui si era fatto tutta questa idea, no? Del re cavalleresco che andava, conquistava, faceva, brigava. E infatti fu colui che fondò l'Ordine della Giarrettiera, che esiste anche adesso. Per la curiosa storia dell'Ordine della Giarrettiera vi rimando tipo a Wikipedia, che quindi ve la racconta sicuramente meglio di come ve la potrei raccontare io. Sta di fatto che lui fonda l'Ordine della Giarrettiera, di cui fanno parte 24 cavalieri, che però forse sono un po' più di 24 perché si può anche andare in sovrannumero, ma in teoria i principali sono 24, cioè o fai parte dei 24 ti siedi sulle sedie di legno, quelle sfigate, no? Quelle apribili. Tutte queste battaglie fighine, Edoardo III le andava a combattere col figlio, che si chiamava Edoardo il Principe Nero. Perché uno che si chiama il principe nero può essere soltanto un figo pazzesco. E anche lui piaceva parecchio perché tutte queste battaglie in Francia le vinceva a bomba. Il problema è che nel 1376 muore Edoardo, il principe nero, e nel 1377 muore Edoardo III. Ora,
L'Inghilterra si ritrova in un bel casino. Voi direte, vabbè, nel senso avrà avuto dei fratelli Edoardo il principe nero. Sì, il problema è il seguente. Dunque, una legge di un centinaio di anni prima, per cui a salire al trono dopo il re doveva essere il primogenito. Non gliene fregava nessuno che il primogenito maschio, ovviamente, fosse piccolo o vecchio o qualsiasi altra, cioè saliva appunto, incapace di fare quello che doveva fare, perché ovviamente se sale uno di 8 anni, cioè, la storia mi insegna che cioè, a 8 anni che sai fare, ma appena sai leggere. Il problema è che adesso il figlio del re viene a mancare. Gli eredi al trono erano i seguenti in questo momento. Posto che i fratelli di Edoardo, il principe nero, non potevano salire, Sesocamo a sto punto i nipoti di Edoardo III, cioè tutto deve risalire a Edoardo III, dobbiamo ripartire da lì in pratica. In teoria, a sto punto dice, dovrebbe salire al trono il figlio di Edoardo, il principe nero, che è Riccardo. Però ci sono altri contendenti. Uno è il figlio di John di Gaunt, il duca di Lancaster, che era il terzo genito di Edoardo III. John di Gaunt già aveva avuto qualche mira al trono perché era uno che anche lui, come dire, non gli piaceva mica tanto stare nell'ombra. Poi ce n'è un altro, questo siamo dei questo è il duca di Lancaster, ricordatevi sto Lancaster. Poi a un certo punto c'è però anche Lionel, deve essere, che fa parte invece della linea di successione del duca di York, secondo genito, se non mi ricordo male, di Edoardo III. Chi la spunta? La spunta al figlio di Edoardo il principe nero, che è Riccardo II. Il problema è che Riccardo II è un ragazzino quando sale al trono, e per tanti versi ricorda un po' Edoardo II. Riccardo II più o meno idem, anche lui non è che non piaceva, era un re molto stravagante, era un re abbastanza furbo, era un re che amava molto la sua immagine di re, cioè, se la credeva, e di conseguenza che ha fatto? Che ad un certo punto, quando i baroni, i cavalieri, tutti quelli che stavano attorno, hanno iniziato a rompere un po' le palle, e l'avevano anche ad un certo punto obbligato con questa mossa strategica nel 1388 a rinunciare a determinati poteri regali. Lui questa mossa l'ha legata al dito e infatti poi o li ha mandati in esilio o li ha fatti direttamente ammazzare, così per non saperne leggere né scrivere, dice ma un po' me ne libero. Per cui che succede? Succede che il regno di Riccardo II è costellato di tentativi di ribellione, tentativi di buttare giù il re e soprattutto anche da una rivolta popolare, perché nel 1381 verrà il giorno in cui, oltre a bloccare i messaggi, bloccherò anche direttamente le chiamate, così riusciremo a fare i video senza perderci. Comunque, stavamo dicendo che ad un certo punto c'è stata anche una rivolta popolare. Ha avuto delle conseguenze? No, in pratica non è successo un cacchio. In realtà, cioè, se questi si sono incazzati come delle bestie, perché Riccardo II ha messo una tassa ulteriore ai cittadini. I cittadini, incavolati come delle bisce, hanno fatto questa mezza rivolta. Non si è risolta in nulla, nel senso che, siccome erano mossi più che altro dal nervosismo, dalla rabbia, dell'incazzatura, poi di base hanno cicciato veramente molto poco, ma è un indizio che il regno di Riccardo II non è che stava andando proprio benissimissimo. A un certo punto Riccardo ha fatto una mossa abbastanza intelligente, cioè nel 1396 si è sposato con Isabella di Valois, che era erede, cioè figlia della dinastia che in quel momento, figlia, nipote, non mi ricordo, comunque vabbè, faceva parte della dinastia che in quel momento regnava in Francia, per cui tecnicamente la guerra dei 100 anni è stata messa momentaneamente in stand. Bye. E lo sarà ancora per un po', in realtà. Il problema è che nel 1399 Riccardo va in Irlanda dopo aver esiliato ed eventuali persone che gli stavano sulle balle, le fatte ammazzare. Uno di questi che è stato esiliato torna, che è il conte di Derby, Harry Bolingbroke, della dinastia dei Lancaster, il figlio di John di Gaunt, così. Ve lo ricordate? Questo, per non saperne leggere né scrivere, si allea coi Persi, che in quel momento ce l'avevano con Riccardo II. Riccardo II, indovinate un po', viene detronizzato pure lui. Così. Poi viene ucciso, sale al trono Harry Bolingbroke con il nome di Enrico IV e regnerà fino al 1413. Il regno di Enrico IV è abbastanza mediamente tranquillo, tranne qualche ribellione che ci sta in Galles, che però viene sedata. Il problema è che le ribellioni in Galles vengono fomentate anche dagli stessi Persi che prima erano degli alleati, però dopo un certo punto si incazzano per varie ed eventuali, per cui come si dice, Hotspur. Dai, facciamo così, che facciamo prima, che era il figlio del conte di Northumberland, è colui, no, che si allea dopo con i gallesi per fare il culo quadro a Enrico IV, solo che non ce la fa, infatti muore nella battaglia di Shrewsbury, perché viene ucciso da il principe Enrico, figlio di Enrico IV, se facciamo pure lui Enrico, madonna, tutti
Enrico si chiamano qua adesso. Comunque, muore ad un certo punto, Enrico IV, scusate. No, niente, ho dato un'occhiata perché mi sono detta, ma possibile non abbia fatto nient'altro? No, sale Enrico V, Enrico V ha ereditato un regno abbastanza tranquillo perché il babbo gli ha sedato tutte le varie ribellioni e sono tutti abbastanza felici e contenti. Lui dice, aspetta, un po' che non andiamo a rompere i coglioni alla Francia, ma facciamolo adesso. Per cui si va a prendere un pezzo di carta che avrà trovato boh in cantina, il vino era avvolto probabilmente con quel pezzo di carta per tenerlo fermo nelle casse e dice, ma secondo me da parte di, non mi ricordo chi, perché è complicata sta cosa, vabbè, una vecchia legge del cacchio che è andata a ripescare, lui dovrebbe avere, come dire, dei poteri e potrebbe andare a spazzare e diventare re di Francia. Ecco, detta proprio in soldoni, detta un po' così fuor d'ammes. Se volete sapere quali sono, com'è tutto il giro e rigiro che deve fare, che non vi sto a rispiegare perché è un casino della Madonna, vi rimando il video sull'Enrico V di William Shakespeare. Succede che Enrico V decide così, probabilmente perché non c'aveva qualcosa da fare, il golf ancora non l'avevano inventato per i ricchi, va in Francia. In Francia ottiene un discreto successo. Cioè, nel senso che inizia a vincere tutte le varie battaglie. E quella più famosa è quella di Agincourt, in cui lui appunto c'ha un manipolo di uomini pescati a caso e però sconfigge tutto l'esercito francese. Si sposa con la sorella del re. Penso fosse la sorella del re. Vabbè, sta di fatto che si sposa con la sorella del re, quella che io credo sia la sorella del re, e riesce a far firmare un trattato per cui lui diventa il delfino dei Valois, cioè alla morte del re di Francia, lui diventa re al posto di quello che in teoria doveva diventare re. Cosa succede? Succede che però Enrico V muore, così, giovanissimo, da nulla. Muore, lascia una moglie e lascia un figlioletto molto mignon, piccolino, che sale al trono col nome di Enrico VI. Enrico VI è un bambino. E tecnicamente Enrico VI è sia re d'Inghilterra che re di Francia. Quanto gli dura la corona di Francia? Ma molto poco in realtà. Sì, perché Enrico VI, oltre ad essere un re che non è mai piaciuto più di tanto, ma un po' perché, poverino, è salito al trono che era molto piccolo e per tanti anni è stato guidato prima dalla madre, poi da determinati ministri, insomma, l'hanno un po' spupazzato a destra e a manca, gli facevano fare un po' il cacchio che voleva. Dopo anche dalla moglie, Margherita d'Anjou, che era la nipote della sovrana di Francia. Vabbè, sempre di Francia era e soprattutto non era un re con i nervi molto saldi. Ed è lì che c'è il crollo definitivo, è quando nel 1453 perde il territorio della Gascogna in Francia, termina così la guerra dei cent'anni, vince la Francia 1-0. In realtà la guerra dei cent'anni era stata abbastanza in stallo, finché ad un certo punto non se n'era saltata fuori Giovanna d'Arco, perché siamo in quegli anni lì. Ed è Giovanna d'Arco che è quella che ha cercato di infiammare un po' il cuore dei francesi dicendo ma li possiamo battere questi inglesi? Effettivamente poi è successo, ma è successo soprattutto perché gli inglesi comunque non avevano una guida molto forte, non avevano un condottiero. Ora il problema è che il regno di Enrico VI in questo momento è sull'orlo della bancarotta e soprattutto sull'orlo della ribellione totale, no? Perché in tutto ciò tu dici ok, stavamo guardando i territori della Francia, certo, però io vi ricordo che c'era ancora il Galles e l'Irlanda e la Scozia, che così loro hanno detto ma visto che qui tanto sono tutti a guardare la Francia, facciamo un po' di casini pure noi. Per cui potete immaginare il macello che regnava in quel momento in Inghilterra. In tutto questo macello, a un certo punto, riciccia fuori Riccardo di York. Chi è sto Riccardo di York? Riccardo di York fa parte sempre della discendenza di Edoardo III, sempre di quel secondogenito di Edoardo III che era della linea degli York. Finisce una guerra, ma ne inizia un'altra, che è quella delle due rose. Perché? Che succede? Succede che Riccardo di York cerca di buttare giù dal trono Enrico VI. Non ce la fa lui. Ma ce la fa il figlio Edoardo che diventa poi Edoardo IV. Edoardo, appoggiato da Warwick, più tutto un altro manipolo di nobili, butta giù dal trono Enrico VI e si prende lui il trono. Dice Edoardo: ce la fa. C'ha un regno tranquillo? No, manco per cazzo, perché il problema fondamentale di Edoardo IV è che a differenza degli altri che quando avevano detronizzato erano cercati di far sparire il re abbastanza alla sveglia, Edoardo ci mette qualche anno a far sparire Enrico VI e il problema grosso è che non è che è vivo soltanto Enrico VI, ma è viva anche la moglie Margherita d'Anjou ed è anche vivo il figlio di loro due che tecnicamente ad un certo punto dice ma potrebbe anche girargli i coglioni e cercare di prendersi il suo di regno. Edoardo IV per cui oltre a avere tutta, come dire, la parte dei Lancaster che gli gira vagamente i maroni, riesce a inimicarsi anche quei pochi nobili che si era riuscito a tirare a sé sposandosi una Woodville, c'è una nobile inglese così triste, presa a caso, pure vedova con due figli, cioè, ma non lo so, vabbè, io questa cosa non la commenterò perché è veramente imbarazzante, Edoardo, sei veramente imbarazzante. Sta di fatto che ad un certo punto c'è una nuova ribellione, questa nuova ribellione è scaturita dal fatto che Warwick, che era il suo alleato, gli ha girato un
un po' i maroni quando questo si è sposato con la Woodville. Perché? Perché Warwick aveva due figlie che, sai, così anche lui dice, ma quasi quasi te l'avrebbe potuta appioppare una delle due e non ce l'ha fatta con nessuna delle due. Le appioppa però è dopo ai fratelli, però questo succede in realtà dopo questa cosa. Però vabbè, niente, sta di fatto che Warwick a un certo punto si ribella e gira i coglioni e per cui va contro Edoardo IV. Riesce a rimettere sul trono per un annetto circa scarso Enrico VI che si splittano. Poi ad un certo punto però viene ributtato giù dal trono perché rivince Edoardo IV che no, questi non c'hanno proprio un cazzo da fare. Edoardo IV rivince contro stermina Warwick, fa imprigionare Enrico VI, viene incoronato re d'Inghilterra un'altra volta pure Enrico IV, poi Edoardo IV, scusate, mi sto casinando. E la sera stessa che lui viene rimesso sul trono, muore Enrico VI. Così. D'improvviso, non si sa, nella torre. Forse viene ucciso, forse, ma non c'è sicurezza. Vabbè, nel 1483 sale al trono Edoardo V, ovvero il primogenito. No, non era il primogenito perché la primogenita era una femmina che era Elisabetta, deve essere forse il secondo o il terzo genito. Sarei fatto che vabbè, uno dei figli maschi che ha avuto con la cosa, con Elisabetta di Woodville. Molto lungo il regno di Edoardo V, talmente lungo che. Penso non abbia fatto in tempo neanche a festeggiare un compleanno da re Edoardo V, perché ad un certo punto viene imprigionato lui, il fratello e lo zio. Così, tre per due, vengono buttati nella torre e scompaiono. Scompaiono. Tecnicamente prove che sono morti non ce ne sono, sta di fatto che vengono fatti sparire casualmente dallo zio, che è Riccardo, il duca di Gloucester, che aveva anche un fratello che si chiamava George, che era duca di Clarence, che però quello aveva già fatto tempo a crepare, morto ammazzato dal fratello Edoardo IV, che gli ha girato i coglioni perché a un certo punto sembrava che questo qua, George, duca di Clarence, stesse cercando di montare una ribellione contro di lui perché si era sposato con una delle due figlie del Warwick. Vabbè, una storia lunga questa che diventa veramente troppo beautiful, praticamente beautiful ormai. Sale al trono Riccardo, anche il regno di Riccardo è durata lunghissima, l'abbiamo lasciato nell'83, no, praticamente Edoardo V, poi Riccardo III, nel 1485, fine del basso medioevo, muore nella battaglia di Bosworth, viene sconfitto da Enrico Tudor. Voi direte, ma questo dove cazzo salta fuori? Ma chi è? Ma chi sei? Ma Harry Tudor, ma dove stai? Ma chi? Allora, Harry Tudor fa parte della linea dinastica dei Lancaster, illegittima. Ecco, onesti questa cosa, perché tipo John di Gaunt ad un certo punto, quando gli era morta la moglie, si era risposato con un'altra, che era Catherine Swynford, e da lì era partita tutta un'altra linea dinastica. Ecco, praticamente deriva da quella, dalla seconda moglie di John di Gaunt, da lì salta fuori ad un certo punto Harry Tudor. Non mi fate dire cosa ci sta in mezzo, perché cioè, no, nel senso qui, cioè ormai è tipo una prova di memoria, diventa una cosa allucinante. Voi sapete Edoardo IV, vi ho detto prima, era dalla linea dinastica degli York e dici come li facciamo andare d'accordo queste due linee dinastiche, porca. Harry Tudor, Enrico VII, si sposa con la figlia di Edoardo IV, Elisabetta di York, e così fondano quella che sarà la dinastia dei Tudor. Alla prossima puntata, quella, perché questa era lunga, figuriamoci quell'altra che sarà ancora peggio. Comunque, ragazzuoli, fatemi sapere se avete trovato questo video interessante, se avete qualcosa da chiedermi potete chiedermelo qua sotto. E qui ci sta la campanella, oggi le sto azzeccando tutte, è un miracolo. Se volete attivarla per i prossimi video, ci sono anche tutti i contatti, vari ed eventuali. Non so con che forza ho trovato di fare questa cosa, veramente. Ah, ce l'abbiamo fatta però. Buone letture e a molto presto.